Benvenuti sul mio canale YouTube, io sono Cassandra e sono la fondatrice del travel blog Viaggiando a Testa Alta. Potete trovare sul sito www.viaggiandotestaalta.it, su Facebook, Instagram e qui su YouTube con il nome del blog Viaggiando a Testa Alta e su Twitter con il mio nome e cognome Cassandra Testa. Oggi vi porterò a fare una particolare gita fuori porta. Andremo sul Treno dei Sapori sul lago di Iseo. Il Treno dei Sapori è una particolare iniziativa di Trenord che offre delle particolari gite fuori porta alla scoperta delle bellezze del lago di Iseo. Il treno è composto da una matrice diesel e due carrozze di colore arancione. Ci sono diversi itinerari e quello che seguiremo oggi è dedicato all'Oleodop del Sebino. Il punto d'incontro è alle ore 10 alla stazione ferroviaria di Iseo presso il bar ristorante Diana, dove ci incontreremo con una guida e prima di partire per il treno effettueremo una breve visita della città. Qui da Milano ci vuole circa un'ora di macchina, quindi andiamo. Perché dovete sapere che il lago di Iseo chiaramente è diviso nelle due province amministrative di Brescia la orientale e Bergamo la occidentale. Nella fattispecie siamo Iseo, che appunto è lungo nella provincia di Brescia, e il nostro percorso del Treno dei Sapori percorrerà parte della riviera, quasi tutta, perché partiamo da Iseo e arriviamo a Pisoni, quindi andiamo verso nord della sponda orientale, quindi della sponda bresciana. Chiaramente un lago di origine glaciale, quindi si è formato a seguito del movimento del ghiacciaio Camuno, quindi che prende nome dalla Val Camonica, una delle tre valli di Brescia. C'è un principale immissario, anche per il lago di Iseo chiaramente, che è il fiume Oglio, che nasce nei pressi dell'Adamello, a nord. Nei pressi dell'Adamello scendono due ruscelli, due piccoli ruscelli, presso Ponte di Legno questi due ruscelli si incontrano. Nasce idealmente da quel punto il fiume Oglio, che solca tutta la Valle Camonica, a nord del lago, quindi nei pressi di Costa Volpini, seconda bergamasca, però quasi sulla punta nord del lago, si getta nel lago, lo allinea. Like a wave returns to the sea into the blue. They change, but in a cycle that I can lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time, just like... Come vi dicevo prima, evidentemente il sagrato. Il sagrato non è altro che l'area sacra, antistante ad una chiesa. Diciamo in realtà che siamo sul sagrato, dovremmo dire idealmente di tre chiese, quindi non solo siamo sul sagrato della pieve di Sant'Andrea, cioè parrocchiale di Iseo, ma siamo sul sagrato di quella della chiesa di San Giovanni Battista, che è questa che abbiamo la nostra, che c'è alla mia destra, che è una chiesa ormai sconsacrata, utilizzata per attività da parte del curato, dei preti di Iseo, per la pesca di beneficenza, e idealmente sul sagrato della terza chiesa, che è la chiesetta di San Silvestro, di cui poi vedremo l'interno. The seasons turn and change just like your mind. Like the sun gives into the moon into the night.
è nota già nei libri di storia di Eliseo per la presenza di questo fresco quasi a monopolo qui nella fascia anteriore di questo registro del Patino Absidale dell'Aspe. È un affresco particolarissimo, se ne trovano pochi in area, nelle nostre aree, in area bresciana forse è l'unico. Per trovarne di belli bisogna andare veramente lungo l'arco alpino o oltre Alpe. È un'iconografia truce e raffigura la danza macabra. Anche l'arte non fa altro che esprimere questa tensione sociale, questo timore del futuro, questa tensione sociale fortissima che viene espressa attraverso un'immagine dello scheletro che sta danzando con un religioso, potrebbe essere un monaco, sicuramente un monaco per quelle qualità. Poi in quell'olina si vede ancora lo scheletro che danza, una principessa, lo scheletro che danza con un cavaliere. Eccoci arrivati a bordo della Trema dei Sapori, qui già ci ha accolto un splendido aperitivo con diversi salumi. Poco partiremo per il giro sulla sponda bresciana. Yeah, we will keep on changing. Adesso facciamo un giro all'interno della cittadina di Pisogna per poi dopo riprendere il treno e ridiscendere verso Eliseo per una tappa intermedia. È la linea ferroviaria, la Brescia Eliseo, così denominata, che non è altro che il cosiddetto trenino della Val Camonica, cosiddetto presso la città di Brescia, perché non è altro che un trenino che viaggia a volte con solo un vagone o due vagoni, ma è una linea ferroviaria minore, è una linea ferroviaria data in concessione ed è quella linea ferroviaria in realtà, pur essendo minore, è una linea ferroviaria molto importante, perché è quella linea ferroviaria che permette di collegare la Val Camonica alla città di Brescia. Val Camonica, come detto, è una delle tre valli di Brescia, è la valle più lontana dalla città di Brescia, è la valle più estesa ed è quella valle che viene collegata con il treno per collegarla partendo da Edolo e raggiungendo la città di Brescia ci si impiega quasi 4 ore. All'interno di questo cortiletto privato che però ci permette attraverso questo passaggio ribassato di arrivare a vedere l'ingresso della torre, perché se volessimo salire per i suoi e raggiungere i suoi 32 metri e 7 di altezza dovremmo passare da qui, prendere quindi queste scale sempre in pietra grigia di Sarnico, quindi ritroviamo la stessa pietra che abbiamo già conosciuto a Eliseo, salire le scale e raggiungere i 32 metri, quindi raggiungere l'altana superiore, una base di 7 metri e un'altana superiore. Chi non pagava le tasse, non pagava regolarmente le tasse, gli ecclesiastici, veniva punito, quindi incarcerato all'interno della torre, esposto alla pubblica gogna. The fire is da Valeriana. Sulzano, abbiamo fatto Sale Marasino, Marone, dove scenderemo, e siamo arrivati a Pisogna, quindi abbiamo tagliato, vi ricordate che abbiamo fatto anche dei tratti in galleria, quindi siamo passati proprio all'interno, non potevamo fare questa strada, ma abbiamo tagliato la parete rocciosa e siamo giunti a Pisogna. Da Pilzone parte la famosa antica strada Valeriana, che non è altro che una strada di valle, ecco perché ha questo nome, perché si è ipotizzato fosse l'imperatore Valerio, no, è semplicemente la strada che prende il nome dal fatto che è una strada di valle, era una strada fatta dai Romani ed era l'unica strada del lago di Eliseo. C'era solo la strada dei commerci, c'è la strada militare, è diventata strada dei commerci, è diventata anche la strada dei pellegrinaggi. La strada Valeriana è una strada importante, oggi da qualche anno è stato ripristinato come itinerario turistico, bellissimo da fare a piedi perché trovate dei piccoli borghi incastonati nella mezza collina con piccole chiesette rurali, campestre, è eccezionale la Valeriana. È una strada dimenticata, che è stata dimenticata per tanti decenni e oggi, come tutti gli itinerari minori, la si sta rivalutando. Perché però vi parlo di strada Valeriana? Perché è importantissima, in quanto scendeva esattamente lì dietro.
e percorreva questa strada che veniva a raggiungere il lago e andava verso, non solo il lago, ma verso la piazza. La strada Valeriana, scendendo, andava a ricollegarsi e a permettere di trovare sulla sua strada, come vi ho detto, case, chiesette rurali, campestre, piccoli borghi e altrettanto delle cappelle. E lungo le vie dei pellegrinaggi c'erano sempre i cosiddetti portichetti. The fire is romana. I romani portano l'olivo fondamentalmente come produzione di olio per funzioni cerimoniali, quindi è più legato a funzioni religiose rispetto a un uso alimentare. In alcune occasioni si utilizzava anche per utilizzo alimentare con varie classificazioni, cioè in base alla maturazione dell'oliva e alla sanità del frutto venivano prodotti degli oli differenti. C'era l'olio per fondamentalmente la classe ricca, la classe nobile, c'era l'olio un po' meno pregiato, che era fondamentalmente per la gente agiata, ma non troppo, non così come i nobili, e poi c'era l'olio per fondamentalmente per il popolo, e quello di infima categoria veniva destinato agli schiavi. Fondamentalmente oggi si distinguono ancora tipologie differenti di olio. Abbiamo l'olio extravergine, abbiamo l'olio vergine, abbiamo poi l'olio lampante. L'olio lampante prende il suo nome dal fatto che veniva usato storicamente per le lampade. Se passate per l'interità della Francia Corta in questo periodo noterete un po' la dove ci sono degli aglioli, delle pettine rosa, delle decorazioni rosa. Questo perché settimana scorsa è passato il Giro d'Italia per questa zona e molte attività hanno anche aderito creando dei loro oggetti sempre in tema del Giro d'Italia. Come ad esempio un frantoio qui di Marone che ha creato una speciale bottiglia con un nastro rosa e anche delle decorazioni rosa. Adesso ve la faccio vedere. So it comes to this. Can I let go? Can I forget? Ciao ragazzi, siamo arrivati ad Iseo, il giro in treno è già finito, vi do un'indicazione sui parcheggi. Ce ne sono diversi liberi in via Roma e in via l'Europa, è a circa un chilometro dalla stazione, quindi una passeggiata di 10 minuti, però sono liberi, non avete nessun problema. Ringrazio nuovamente il Treno dei Sapori per avermi permesso di partecipare a questa splendida giornata e vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella in modo da restare sempre aggiornati sui prossimi video. Al prossimo viaggio!